Ma io ho visto le foto, non mi piacciono, l'ha fatta l'agenzia di promozione della Toscana. Noi non possiamo, non siamo signori rilascimentali che possono licenziare dall'oggi al domani chi è stato selezionato in base a un preciso bando e a una precisa commissione della quale noi non partecipiamo. Mi pare che per il futuro, per ovviare ad una protesta diffusa dei cittadini che condivido, anche se poi so che si fanno sondaggi, risulteranno cose contrarie, ma insomma io avverto che una parte dei cittadini della Toscana, sensibile al paesaggio, avrebbe preferito altre cose. Io continuo a dare il mio giudizio estetico negativo, ma insomma può darsi che la pubblicità funzioni invece, e piaccia ai russi Per ora e se ne agli sta parlando più americani. della E pubblicità che quindi del dice che modello. siccome se ne parla potrei seguirla su questa battuta, ma non lo faccio perché voglio troppo bene alla Toscana, che è una signora di costumi piuttosto morigerati, insomma, e quindi non ha bisogno che se ne parli così, ecco, genericamente. Non se ne deve parlare in termini spregiativi né generici. Però può darsi che funzioni, se funziona bene. Quello che mi pare è un modo per uscire da questa situazione è quello di mettere al lavoro un gruppo di esperti senza pagarli, perché oggi bisogna risparmiare su tutto e quindi senza pagare nulla. Non per autorizzare le foto, per carità, ma semplicemente per avere come regione un decalogo, un codice a cui attenersi quando la regione decide di utilizzare le immagini del paesaggio o dei monumenti o delle bellezze artistiche della Toscana. Se poi quel codice a cui come regione noi ci vogliamo attenere piacerà anche a qualche comune o anche a qualche privato, potrà farlo. Mi pare che sia la mia una posizione molto libera, ma nessuno può costringermi a dire che mi piace una cosa che non mi piace per niente.